Fate attenzione a questi quattro passaggi perché secondo me sono molto importanti. Come devo vivere bene i miei errori? Devo capire innanzitutto che l'errore è un insegnamento, ma per farlo devo partire da questo punto. È davvero un errore quello che io considero un errore? Quindi la domanda che mi devo fare è: come faccio a sapere che è un errore? Cioè, cosa lo dimostra? Oppure è tutto sbagliato ciò che riguarda questo errore? O magari di per sé la situazione andava solo gestita meglio, ma quella cosa andava bene? O magari pur se io considero che non è stata la cosa migliore, però ha prodotto dei risultati positivi. Io mi ricordo un annetto fa ho fatto un percorso con una ragazza. Prendemmo proprio il discorso degli errori, perché una delle cose su cui lavoriamo quando facciamo coaching spesso è quello, perché gli errori mi permettono, non tanto per l'errore in sé, quanto perché un errore mi permette di vedere come io, cioè come voi, come tu, valuti le situazioni, i comportamenti. Quindi ho un ottimo termometro del mio modo di giudicare la realtà, delle mie regole, della mia visione. E praticamente lei mi disse, tra i vari errori che le feci elencare, che uno dei suoi errori era stato iniziare la relazione col suo ex compagno, col quale poi aveva avuto dei problemi, si erano separati, eccetera. Però le ho fatto notare che da quella relazione era nato il suo figlio, il suo secondo figlio, che è una delle persone a cui vuole più bene al mondo. E a quel punto lei si rese conto che effettivamente aver iniziato quella relazione non è stato un errore di per sé, nel senso che all'inizio le cose andavano bene, è nato questo figlio, è stato tutto molto positivo, poi è stata gestita male, sono stati commessi degli errori, magari questa persona effettivamente non era quella più adatta per stare a fianco di questa ragazza, perché magari c'erano delle incompatibilità, tutto quello che vogliamo, ma di per sé non posso considerare per forza un errore qualcosa che comunque produce degli effetti positivi. Posso pensare che magari quella situazione che ha anche generato effetti positivi, oltre a quelli negativi, avrei potuto gestirla meglio o magari fatto degli sbagli nel gestirla, nell'affrontare situazioni, nel trovare soluzioni, nel portarla avanti. E sicuramente di per sé non posso considerare tutto sbagliato, perché noi di solito quando pensiamo a un errore pensiamo a qualcosa che è totalmente sbagliata. Questo secondo me accade di rado. Nella maggior parte dei casi ci sono degli sbagli, ci sono delle cose buone, e se noi buttiamo tutto, diciamo così, nel cestino dell'errore, finiamo per non vedere quanto c'è di positivo. La cosa importante, una volta che io comunque penso di aver fatto degli sbagli, è identificare esattamente dove ho sbagliato, come ho sbagliato, per quale motivo ho sbagliato. Perché se io riesco a fare questo, cioè mi rendo conto di quali sono stati gli errori, nel caso dell'esempio di questa ragazza, magari non aver visto certi comportamenti del compagno che le non piacevano e aver chiuso un occhio, non aver affrontato il problema subito, trascinandolo magari per mesi finché non è diventato esasperato. Se io riesco a capire dove ho sbagliato, allora posso anche pensare a cosa fare di diverso la prossima volta. In realtà gli errori vanno presi come degli insegnanti che mi dicono come fare a imparare qualcosa che ancora non ho imparato, perché se commetto uno sbaglio vuol dire che non ho imparato a non commetterlo. E se io faccio dell'errore una colpa, non mi serve a nulla. Se io invece faccio dell'errore un insegnante, allora posso imparare e questo mi permette di comprendere meglio il mio valore, perché se io divento una persona che impara dai suoi errori, cresce, migliora e non ripete lo stesso sbaglio, allora la mia autostima, quindi il mio giudizio, ovviamente migliora, perché io mi rendo conto realisticamente, non gonfiandomi di belle parole, ma perché effettivamente riesco a cambiare e a non ripetere quello sbaglio, mi rendo conto che io riesco ad essere una persona migliore e questo esprime il mio valore. Quindi la mia autostima, se vede queste mie capacità, si adegua e diventa sana, cioè realistica, vede effettivamente quello che riesco a fare. Altra cosa importante, se ho commesso un errore, posso rimediare? Fammi. Devo farlo subito, nel miglior modo possibile, tra virgolette risarcire, nel senso di compensare in qualche modo l'errore che abbiamo commesso, soprattutto se ha cagionato problemi, difficoltà, scomodità, danni ad altre persone. Non sempre questo è possibile, però in ogni caso che io posso o meno risarcire quell'errore, quindi fare qualcosa che rimedi, che ripari, se ho rotto un vaso posso rincollarlo, comprarlo nuovo. Ovviamente non sempre si può fare, ma in ogni caso, che io posso o meno risarcire, ci sono secondo me due cose fondamentali da fare sempre, ovvero restare aperti e quindi mantenere amore e disponibilità nei confronti delle persone che sono state coinvolte nei nostri sbagli, anche se a loro non interessa questa disponibilità, quindi comunque io da parte mia resto aperto. Ovviamente l'altra persona è libera di avercela con me e non volermi neanche parlare, va bene. E l'altra cosa importante è condividere l'esperienza. Se io
ho sbagliato e ho identificato gli errori e capito come non ripeterli, allora un'altra cosa meravigliosa che posso fare è insegnarlo ad altri, farlo io, non ripetere l'errore e poi insegnare ad altre persone che le conosca, che siano vicino, che siano lontane, un blog, un sito, un libro, raccontare la mia esperienza parlando con la gente che incontro, posso aiutare altri a non fare il mio sbaglio e questo credo che sia una delle più importanti cose che possiamo dare a qualcuno e che rende veramente utile quell'errore perché mi permette di migliorarmi e di aiutare gli altri a migliorarsi. Però l'ultimo passaggio, secondo me, è forse uno dei più importanti, ovvero responsabilità invece di colpa. Ossia, l'errore non dovremmo imparare a non considerare l'errore come qualcosa di negativo, ma come qualcosa, cioè un fatto. Vuol dire che non ho realizzato quello che pensavo, non mi sono comportato come era più corretto, non ho ottenuto il risultato che volevo. Punto. Come esseri umani sbagliamo sempre. Per quanto grave possa essere il nostro errore, martoriarci con il senso di colpa non rimedia, non cambia, non risolve e non ripara. Non ha senso, fa solo stare male noi, è inutile. La cosa più sensata è imparare, capire e non ripetere e magari insegnare ad altri a non fare a loro volta l'errore che ho fatto io, aiutarli con la mia esperienza a non doverci passare, diciamo così. L'importante è guardare sempre avanti e fare tesoro di quello che io faccio.